Primo convegno per presentare la proposta di legge sulle Marche, terra di benessere, ad Ascoli Piceno il 26 ottobre alle 17.30, presso la Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica. I sani stile di vita e la salute in cammino. Vi aspetto il 26 ottobre ad Ascoli Piceno perché le Marche sono terra di benessere. Marche, regione di benessere. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti voi, con me è presente il presidente dell'AMAP, ex Assam, lo dico perché ancora qualcuno non la conosce bene, tra qualche mese spero che diremo solamente AMAP, è l'avvocato Rotoni che tra l'altro è anche il sindaco di Servigliano, e la dottoressa Severini, dirigente di uno dei servizi della competitività, mi sembra, dell'agricoltura della Regione Marche, che si è occupata direttamente di questa proposta di legge. Allora, oggi noi qui che cosa siamo a fare? Allora, innanzitutto a presentare la prima data di questa iniziativa che sarà presentata in ogni provincia. Io ormai sto, diciamo, adottando questa metodologia anche in tutti i settori che riguardano le mie competenze. Quando c'è qualche iniziativa nuova, facciamo una presentazione a provincia. Questo perché è importante comunque informare tutti i territori, quindi non solamente una presa a caso, dobbiamo arrivare noi nei territori e avere anche un contatto diretto. Importantissimi i social, importantissimi tutti gli strumenti della comunicazione, però credo che il contatto diretto, no, ogni tanto abbia bisogno di essere comunque mantenuto. Quindi noi partiremo da Ascoli il 26 ottobre, poi saremo a Falconara il 23 di novembre e il 13 di dicembre a Camerino. Poi a nuovo anno, a gennaio e febbraio, faremo probabilmente Monte Giorgio, perché è la sede della Dieta Mediterranea, dell'Associazione della Dieta Mediterranea, e poi qualcosa anche nel Pesarese, probabilmente in area biologico, perché nel Pesarese è nato il biologico, che è uno degli aspetti che noi da questo punto di vista ovviamente vogliamo valorizzare. Allora, nel frattempo c'è una legge che è già stata approvata in giunta, sta facendo il proprio, diciamo, corso nella commissione competente, che è la seconda commissione. Dopodiché verrà in consiglio regionale. Credo che tanti ovviamente cambiamenti rispetto all'impostazione che abbiamo dato non ci saranno, anche perché di fatto questa è una legge che si basa su dei principi, diciamo, generali, e quindi non è che prevede un'applicazione nella legge. Le applicazioni poi saranno successive, le spiegheremo. Che cosa vogliamo fare in sostanza con questa legge? Noi in pratica il titolo è valorizzazione, iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita. Allora, partiamo da qualche, diciamo, elemento. Le Marche, comunque, nelle Marche c'è una oggettiva alta qualità della vita già presente, per diversi motivi. Che spaziano dal discorso di una biodiversità diffusa che dà anche delle caratteristiche dal punto di vista agricolo, dal punto di vista ambientale, particolari e favorevoli a determinati sviluppi che guardano anche, diciamo, alla qualità proprio generale del prodotto e dell'ambiente. E qui per questo abbiamo questo motivo, una stretta collaborazione, abbiamo assolutamente inserito come partner di questo progetto l'AMAP e il presidente Rotoni. Poi nel tempo la tipologia anche di amministrativa, diciamo, geopolitica della nostra regione favorisce la presenza di tanti piccoli borghi, di un entroterra che, nonostante i problemi che sappiamo, ha vissuto e sta vivendo, però rappresenta un po' quel modo anche genuino, no, di interpretare la vita dal punto di vista anche sociale, dal punto di vista di sane abitudini,
un contatto con, diciamo, le cose qualitativamente alte e che portano necessariamente anche al benessere. Non abbiamo le grandi metropoli, abbiamo, diciamo, una, anche dal punto di vista urbanistico, proprio siamo favoriti da un contesto dove dal punto di vista abitativo c'è un contatto stretto con la natura, pensiamo anche alla diffusione della mezzadria, quindi tanti anche casolari sparsi, cioè c'è un contesto che nel tempo ha favorito certamente sia una oggettiva, diciamo, alta qualità proprio del benessere, del vivere un po' il mondo, l'ambiente circostante, ma anche una percezione in tal senso. Quindi quello che si diceva anche prima, ieri Confcommercio ha tirato fuori dei dati, e penso onestamente non casualmente, perché la Confcommercio fa parte anche di questo progetto, è stata interessata, coinvolta, il direttore polacco ha più volte sostenuto la bontà di questo progetto, e dicevo l'idea proprio anche di trasmettere questa immagine delle Marche come regione antistress. Regione antistress è d'impatto, no? È un qualcosa di impatto, però io credo che in un periodo come questo, soprattutto successivo, lo dicevo prima all'intervista, al grande dramma, chiamiamolo così, del Covid, che ha cambiato veramente i parametri proprio sociali, economici della nostra società, più di una guerra, c'è una riscoperta, un'attenzione particolare proprio alla cura della persona, al benessere proprio personale, lo vediamo anche nei cambiamenti degli approcci proprio rispetto anche al lavoro. No? Il fatto che si è più disponibile a cambiare lavoro, a vivere diversamente proprio il rapporto tra personale, il luogo di lavoro, la tipologia di lavoro. Questo perché? Perché le persone hanno capito che bisogna un po' anche cercare, rispetto a ciò che accade. Noi abbiamo vissuto un lungo periodo di dopoguerra, tipo, no, all'interno quasi di mondo ovattato, no? Perché senza guerre, senza cose particolari, nostra generazione nel giro di 3-4 anni abbiamo scoperto invece come la precarietà della vita e dell'esistenza, quindi cercare di ritrovare anche dei valori, anche un benessere in altre cose, nella qualità soprattutto della vita. Allora abbiamo visto come ci sia stato proprio un aumento anche nella ricerca di luoghi particolari, li vogliamo chiamare anche ameni, ma sia nelle scelte turistiche ma proprio di vita. Quindi le Marche si propongono come la regione ideale per vivere questa nuova condizione, che è soprattutto una condizione proprio psicologica, cioè la ricerca di luoghi, di interazioni sociali, coesione sociale, di una, diciamo, uno stare un po' lontani da quella che è la frenesia del quotidiano, dal caos del quotidiano, quindi di appropriarsi un po' di se stessi e dei propri spazi vitali. Lo possiamo fare attraverso tutta una serie di elementi, partendo dall'educazione alimentare, dall'assumere anche stili di vita che possono portare solo benefici a 360 gradi. Quindi partiamo dall'agricoltura, come dicevo prima, dai prodotti, da tutta una serie di analisi che, partendo da questa terra generosa, da questo mare generoso, ci dà dei prodotti incredibili. Tra l'altro collegati anche al discorso della trasformazione della cucina, perché ovviamente oltre il prodotto poi ci deve essere di questi prodotti li sappia esaltare e trovare anche un benessere nel gusto, perché senza perdere il gusto, però anche con una cucina sana, sostenibile. E quindi noi, come marchigiani, questa grande capacità di saper trattare il prodotto, no, a livello qualitativo, lo vediamo, parliamo sempre dell'artigianalità di marchigiani, che alla fine si esprime anche nella cucina, cioè non è solamente nella scarpa, tanto per essere chiari, no? Cioè non è solamente il bravo artigiano che fa la scarpa particolare di qualità che tutti ci invidiano, no, c'è anche il bravo chef, il ristoratore, anche dal punto di vista, diciamo, della cucina. Poi la questione anche che ovviamente noi andiamo anche a sforare in altri ambiti come quello della sanità, cioè parlare di stile di vita a tavola e non solo, benessere significa anche ridurre le malattie.
malattie, l'impatto con le malattie e conseguentemente anche l'impatto economico, i costi sulla sanità regionale e sanità nazionale, perché più malati significa più costi per la sanità. La scommessa, ma qui poi ce ne parleranno sicuramente due medici, due mariani che non sono parenti, una coincidenza, però questi due omonimi, è del fatto che alla fine lo scopo anche di queste cose è non arrivare a curare, anche se in fase, diciamo, di diagnosi precoce delle malattie, ma addirittura la grande sfida del futuro sarebbe quella di far ammalare il meno possibile le persone. E se ci pensate è tutta la differenza. Cioè tu quando la diagnosi precoce interviene già all'inizio di malattia. La sfida è non arrivare alla malattia, quindi non far ammalare le persone. E questo lo puoi fare solo se hai un benessere alimentare, fisico, psicologico. Quindi noi da un certo punto di vista interveniamo pure, per questo anche poi si parla di longevità, no? Perché meno malati, meno mortalità e si vive più a lungo. Più a lungo è anche bene, perché ovviamente la nostra intenzione è che questa regione possa avere quindi questa immagine più che positiva. Quindi ci rivolgiamo sia ai marchigiani, cercando un miglioramento complessivo, un benessere nel luogo del lavoro. Noi abbiamo fatto un'azione precedente a questa, non so se ve la ricordate, un protocollo unico in Italia con tutte le associazioni di categoria datoriale e con tutti i sindacati, CGL, CISL e Uil, l'abbiamo fatto qualche mese fa, per promuovere il welfare aziendale, ovvero il benessere del lavoratore nei luoghi di lavoro. Questo io ci credo fortemente, noi in pratica in tutti i bandi che io presenterò, ovviamente con gli uffici, parlo di mia competenza, ci sono delle premialità o delle priorità per quelle aziende che valorizzano e favoriscono anche con idee nuove il benessere del lavoratore in azienda. Questo è importantissimo perché rientra in un discorso appunto di qualità della vita, benessere psicologico. Passiamo la maggior parte del proprio tempo nel luogo del lavoro, qui siamo tutti ruoli diversi lavorando in questo momento, quindi è fondamentale trovarsi bene nel luogo di lavoro, anche perché ne guadagna anche l'azienda, e quindi la società in senso assoluto, perché se tu ti trovi bene, stai in un luogo dal punto di vista compatibile, dal punto di vista anche di sanità, salubrità del luogo, ti ammali di meno, meno assenze. Se stai bene, ti trovi bene un luogo di lavoro, tu assumi anche una identità, diciamo un'appartenenza con l'azienda che appunto nella quale lavori, e poi c'è un oggettivo aumento della produttività. Se tu lavori bene, stai bene, ti trovi bene, aumenti anche la produttività sul lavoro e quindi ci guadagna anche l'azienda. Poi ovviamente parliamo di sport, di attività all'aria aperta. Nelle Marche, da questo punto di vista, siamo molto, diciamo, avvantaggiati. Esiste anche già un servizio regionale dell'outdoor. Io ovviamente mi muovo in maniera interdisciplinare anche con i miei colleghi che hanno condiviso questa iniziativa, che ognuno di loro darà il proprio apporto, come anche i servizi, come anche l'università. Abbiamo coinvolto e stiamo coinvolgendo le università, fondamentale perché noi vogliamo che questa, siamo un po' presuntuosi sinceramente, che questo progetto diventi veramente un progetto che possa essere guardato con interesse. Quindi vogliamo che ci sia un monitoraggio a livello anche di analisi dei dati, sia precedenti che durante l'applicazione di questa legge, proprio per trovare e arrivare anche a un modello proprio di ciò che stiamo appunto facendo e proponendo. E poi vi dicevo l'aspetto, quello turistico, d'immagine, che è altrettanto importante, quindi rivolto all'esterno. Perché già ci guardano da questo punto di vista, però l'ideale sarebbe proprio creare una specie di brand proprio della regione Marche, una regione antistress del benessere e della qualità della vita, perché le condizioni le abbiamo tutte. Dobbiamo mettere da un lato a sistema quello che già esiste, che molte associazioni fanno. Per esempio, non è un caso questo primo incontro con il gruppo podistico Avis, cioè quindi attenzione, podistico Avis, quindi Avis, donatori di sangue che camminano, quindi lo sport salute,
che fanno parte, è uno dei tanti, diciamo, elementi da mettere in rete su un discorso proprio di rete, messa a rete dell'esistente, sistemica. Fino adesso tutte cose sparse, iniziative isolate, certe bellissime, noi vogliamo metterle veramente a sistema. Dopodiché, quindi, uscire con questa immagine complessiva esterna, dove il turista non è solamente il turista vacanziero, che va benissimo, che fa una scelta perché nelle Marche è una regione tranquilla, ma tranquilla non significa soporifera, cioè tranquilla significa una regione dove veramente ti trovi bene anche dal punto di vista di accoglienza, perché se punti sulla qualità, se punti sulla genuinità, se punti su un sistema veramente di relax generale positivo, di energia positiva, il turista non diventa solamente, ma viene a farsi una vacanza, ma poi ci torna e fa una scelta di vita. Già molti l'hanno fatto, lo sappiamo, abbiamo degli inglesi, olandesi, tedeschi che più o meno nell'entroterra hanno acquistato casolari, sicuramente anche a Settigliano, ce ne sono diversi, però questa cosa deve essere ancora più sviluppata, ancora più valorizzata, anche perché nel frattempo, no, il lavoro con la digitalizzazione, con le infrastrutture digitali sulle quali stiamo lavorando all'interno dell'entroterra, dà anche quella possibilità di venire da noi e lavorare anche diversi mesi qui, perché attraverso la digitalizzazione dell'informatica puoi lavorare anche a lunghe distanze. Ci siamo? Abbastanza chiaro, oppure se ci sono, no, a parte Marco e la Francesca, che magari entra più nella parte tecnica, e poi l'avvocato il presidente Rotoni, perché ripeto, l'AMAP è fondamentale in questa collaborazione. Ma io aggiungo solo qualche, così, qualche elemento di tipo organizzativo che abbiamo pensato di mettere in piedi con questa proposta di legge, e che riguarda sia l'integrazione dei settori che si occupano in regione, nella giunta, degli aspetti collegati alla nutrizione, all'alimentazione, chiaramente anche alla prevenzione, allo sport, ma abbiamo coinvolto anche nella presentazione della legge, anche per dire, il settore della cultura, che non è, potrebbe sembrare, ma in realtà è molto vicino ad un incontro che c'è stato a Porto Novo. Credo che proprio il settore della cultura ci abbia mandato, fatto qualche esempio di lavoro con i bambini sul tema della salute e del benessere in teatro, quindi per dire che tutti i settori saranno coinvolti, e quindi abbiamo immaginato un tavolo di coordinamento permanente all'interno del quale appunto valorizzeremo progetti che provengono anche da altri settori nel territorio, così come abbiamo visto nell'organizzazione di questo primo evento. Collaboreremo con associazioni e partner che già in qualche modo stanno operando nel settore, magari sono, come dire, progetti magari poco noti, ma che in realtà rispondono già allo spirito della proposta di legge. Quindi in tutti gli interventi, in tutti gli eventi avremo dei partner che appunto in qualche modo testimonieranno già l'azione che su tutto il territorio regionale vengono fatte. Questo è lo spirito con cui costituiremo attraverso la legge una rete di enti e associazioni. Alcuni sono stati già citati dall'assessore, quindi AMAP è un partner privilegiato, ci sarà l'università, ma anche le altre organizzazioni che potranno dare un contributo nei vari settori. Altro direi che, insomma, penso che questi eventi sul territorio serviranno anche a dare un contributo e qualche suggerimento anche per l'attuazione della legge. Quindi, insomma, non saranno solo momenti, immagino, in cui noi spiegheremo, ma forse anche momenti in cui raccoglieremo ulteriori proposte. Esatto, noi dovremmo fare proprio un censimento anche di tutte le iniziative che esistono, proprio per quel discorso che dicevo prima, proprio per fare proprio un sistema, una rete, tirare fuori il meglio da tutto ciò che esiste, sostenerlo, quindi farlo un po' uscire da una dimensione magari locale che è sconosciuta o semiconosciuta, farlo un po' uscire, affiorare in superficie per poter anche appunto creare questa rete e sostenerla.
Grazie, buongiorno, grazie Assessore dell'invito e grazie per farci partecipi di questa scacchiera di programma importante. Ecco, noi l'AMRO, questa agenzia Marche Agricoltura e Pesca per l'innovazione, che ruolo gioca in una scacchiera? Noi vorremmo essere il prezzo più vicino alla regina, quindi sicuramente saremo al fieri di questo lavoro, di questa programmazione lungimirante e quindi, se l'assessore mi consente, anche custodi di una qualità, ecco, perché le Marche, parliamo di benessere di qualità, hanno necessità di avere dei custodi e per essere custodi noi dobbiamo fare un percorso di consapevolezza. Quindi quando l'assessore Antonini parla di filiera, di un processo di filiera, si parte da una consapevolezza dei ruoli. E quindi AMAC su questo sicuramente avrà un gioco e un impegno determinante, perché naturalmente quando si parla di benessere non possiamo non partire dai nostri parchi, dalle nostre riserve naturalistiche, dalla biodiversità, che sia vegetale piuttosto che ittica. Ecco, quindi lo scenario della qualità e del benessere parte da qua. Quindi quelle che sono le nostre risorse, noi abbiamo l'obiettivo di naturalmente conservarle e valorizzarle. Abbiamo un cambiamento climatico repentino che mette a repentaglio tutta una serie di garanzie per le nostre economie e quindi qui viene in ballo quelle che sono le qualità e il know-how in 30 anni di esperienza da parte dei funzionari AMAC. Quindi se noi vogliamo essere interessanti e attrattivi nel territorio, dobbiamo avere dei prodotti di qualità, dei prodotti di filiera. Questo è il ruolo che ci è stato affidato con la norma di costituzione del 2022 e da qui siamo ripartiti, quindi cercare di essere sintesi nei vari livelli di qualità e di processo. Quindi noi abbiamo interesse a garantire un'economia di processo nei nostri prodotti e per fare questo dobbiamo essere intelligenti, allargare il gioco e naturalmente far partecipi tutti gli attori del nostro territorio, perché naturalmente le istituzioni sono naturalmente in primo piano, ma non si è parlato di università, io non posso che nominare gli istituti agrari, non posso che nominare gli istituti alberghieri con cui Regione Marche ha sviluppato una convenzione di programma, significa non poca cosa, significa avere disponibilità di attenzione e di considerazione su quelle tematiche, perché il nostro futuro poggia lì. Quando parliamo di innovazione parliamo dei nostri studenti e dei modelli di processo che nascono lì. Quindi AMAP è concentrato nel dare in là a queste energie, perché se non mettiamo sul tavolo le nostre migliori energie è chiaro che riusciamo sì a realizzare un modello, ma poi quel modello deve essere ripetibile nel tempo, chi ce lo garantisce? Solamente il passaggio culturale di questo messaggio che viene inserito in una norma, ma la norma fa i suoi passaggi istituzionali, ma se non viene trasferita nel DNA del marchigiano, che sia studente, che sia imprenditore, che sia persona attenta al benessere e poi diciamo è destinata ad avere le volte. Questa è una programmazione importante che deve dare un grande respiro, un grande interesse, una grande attrattiva. Quindi AMAC c'è con i suoi percorsi sensoriali suggestivi, c'è con i suoi gate d'ingresso, abbiamo 7 aziende della biodiversità forestale che stanno naturalmente spingendo per essere attrattori. Parlava l'assessore di benessere, ma la mustoterapia è un modello di attenzione, di attrazione fenomenale per la nostra regione. Abbiamo delle riserve incantevoli all'interno delle quali lavorare in un processo di filiera sui nostri prodotti, che sia il miele, soggetto che ci determina la qualità dell'ambiente, che siano gli oli, che siano la capacità attrattiva della regione Marche, sui vini. AMAP sta valorizzando e ha affrontato un percorso di tecnologia sui vitigni resistenti, su delle opportunità che possono dare innovazione e tenute in un cambiamento climatico in cui gli agenti patogeni mettono a repentaglio la produzione delle nostre migliori qualità vitivinicole. E quindi, esatto, insomma, l'assessorato è straimpegnato nella tenuta del comparto e quindi AMAP non può che sviluppare le sue conoscenze in quei processi che possono portare competitività. Ecco, mi rifaccio a un dipartimento che segue la dottoressa. Quindi la competitività che passa attraverso la consapevolezza culturale e naturalmente su questo ama mettere in campo le sue migliori energie. Quindi parlare di biodiversità oggi sarebbe semplice, è un messaggio che va, però saperla veicolare e saperla custodire e promuovere, questo è una sfida che noi accettiamo con interesse, con grande determinazione e non possiamo fallire, perché l'assessorato
e il Consiglio regionale, la Giunta regionale, ci hanno dato questo mandato e noi cercheremo di profondere ogni stile di energia per essere, come dicevo, alfieri di una scacchiera di programma ambiziosa e vincente che darà alla Regione Marche un'alta qualità. Grazie. Bene. Sono delle domande oppure è abbastanza, credo, esaustivo. Vi piace, sì, questa idea? È sfidante, è lunga, è una cosa che tu parti adesso, ma se poi piano piano si aggiungeranno pezzi di strada, alla fine, secondo me, veramente può diventare tra qualche anno la vera, il vero brand della regione. Assolutamente ne sono convinto. E le persone che stanno coinvolgendo sempre di più si stanno convincendo anche loro, quindi secondo me un po' di presunzione, ma la strada è questa. Perché poi alla fine, parliamoci chiaro, adesso veramente, no, i monumenti ce l'hanno un po' tutte le regioni d'Italia, anzi, uno è difficile di questa è più bella, quella. Tu devi pensare a dove ti trovi meglio, per me il concetto è diverso. Cioè solamente, per me non è più la gita scolastica che da vedere il museo, sì, vedi la Galleria degli Uffizi, perfetto, una volta nella vita ci devi andare a vedere i Musei Vaticani, la Torre di Pisa, però dopo la vacanza, le scelte di vita, devi avere nel luogo dove non è più bello, insomma, dove ti trovi meglio, dove stai meglio. Se voi ci pensate, non sto dire, tu quando vai in vacanza, no? Vai in vacanza, i ricordi, se tu ripensi alle vacanze che hai fatto, te non ripensi al luogo più bello oggettivamente che hai visto, ma quello dove hai i ricordi migliori, perché dove ti sei trovato meglio, hai vissuto l'esperienza migliore. Questo noi dobbiamo creare, sostanzialmente. Le Marche hanno questa caratteristica, cioè che tu ti puoi trovare veramente bene, per tutta una serie di elementi. Stiamo superando anche il problema, quello atavico delle infrastrutture e dell'accessibilità, che era difficoltà probabilmente maggiore, però anche qui con attenzione, cioè qui sono le due velocità, cioè ci deve essere un accesso veloce, però dopo tu internamente devi anche avere una lentezza di movimento, che è quella che ti fa apprezzare di più. Quindi noi dobbiamo lavorare su due velocità, cioè tu devi arrivare velocemente, tu non puoi star metterci da Milano 7 ore tra una cosa e l'altra per arrivare ad Ascoli Piceno, non esiste. Quindi devi arrivare velocemente nel luogo. Dopodiché all'interno del luogo però ti devi poter spostare in maniera, diciamo, dolce, nei tempi giusti, senza la frenesia di certi luoghi che invece... Quindi le doppie velocità, una d'accesso e una di ingresso, di vivibilità. Vabbè. No. Grazie. Grazie.